Ora, okay. Ovviamente io farò un piccolo... Ah. Spiegherò come funzionerà. Capo, ti rubo giusto un secondo per una cosa molto importante. Grazie a tutto il supporto che state dando al canale YouTube. Sta andando tutto molto bene, quindi vi ringrazio e ti ringrazio veramente tanto. Ricordo ancora una volta di mettere un like e un commento se volete dire qualcosa o vi fa piacere sostanzialmente. Ma soprattutto di iscrivervi al canale, che è molto importante. E soprattutto, appunto, moltissime persone guardano il canale e non sono iscritte. Fatelo, mi raccomando. Buona visione. Allora, Daniele, te ti faccio... Fazzone ne ha castati diversi e l'ha anche già giocato il suo giro, tu essendo diviso a metà tra te e Mario, magari non lo sai. Allora, abbiamo creato una ROM apposta per i Versus. È molto più piccola. Sostanzialmente questa ROM è molto più semplice. C'hai solo due zone di scouting. La zona subito a destra del rivale, che troverai, vedrai, è la foresta. Riceverai 5 punti per ogni allenatore sconfitto, tra cui anche il laboratorio. Ti metteranno i punti sempre loro. Dovete fare 20 tentativi e 18 li giocherai su questa ROM normale. Quando vorrete, o quando vuoi te, o quando volete insieme, o alle ultime due, dovrai tornare su quella rotellina e selezionare le ROM che si chiamano Versus più Evo. Quella è la differenza di queste due ROM, che ogni volta che il tuo Pokémon sale di livello, si evolve. Sempre. Cosa? È veramente assurdo, è una meccanica davvero sublime. Prenderai 10 punti per ogni evoluzione che farai, come nel gioco normale. Non ci sono le carte, non ci sono le ruote, quindi dimenticati i tuoi bonus, dimenticati i tuoi malus, dimenticati le carte. Ci sono solo 5 fatiche che potete fare e valgono tutte 50 punti. Le fatiche sono 5, te le dico velocemente, sono molto facili. La prima è sconfiggi un Pokémon che ha 670 base stat, quindi Kyogre, Groudon, Rayquaza. Sconfiggi uno di quei ciccioni giganti grossi. Il secondo è batti Brock con un Pokémon con meno di 400 base stat. Molto difficile. La seconda è subisci Perish Song e Destiny Bond. Devi subirla e non devi nemmeno morirci. La quarta è finisci un dungeon che vedrai subito dopo la foresta senza usare strumenti. E l'ultima è evolvi un Pokémon non tramite l'amicizia, quindi tramite una pietra o tramite il livello. Chi vince prende i punti che ha fatto l'altro, ma si tiene anche quelli che hai fatto te. Quindi Daniele, se te prendi 100 punti e il Fazzone 50, ne vinci 150 tu e il Fazzone se ne tiene 50, i suoi che si è fatto. Detto ciò, io ragazzi vi dico che potete cominciare. Sapete cosa c'è di più bello di Paolo su questo canale? Ma ovviamente la sponsorizzazione di NordVPN. Grazie al vostro supporto nei miei scorsi mesi, tutto il mio canale è direttamente supportato da NordVPN. Tramite infatti il link in descrizione o nel primo commento avete la possibilità di supportarmi direttamente acquistando uno dei servizi VPN più importanti, oserei dire, d'Europa, se non del mondo intero totale. Tramite il link in descrizione avete grandi sconti sui piani singoli o biennali, e se doveste prendere il piano biennale per risparmiare ancora più soldi, vi verrebbero regalati anche 4 mesi a questo servizio. È un servizio importante, sicurezza, serie TV dall'estero verso l'Italia, film, lo sapete, molto importante. Non solo supportate voi stessi con un grande servizio, ma anche il mio lavoro e tutto quello che vedete che è reso disponibile proprio da loro. Vi lascio al video. Pronti, pronti, let's go. Vado con le mie mosse. Minchia, è bellino. Avete due Pokémon fisici entrambi. E non sto magnezone. Merda, c'hai la stab, c'hai Earthquake. Attenzione, ecco, Magnezone muore. Perfetto. Muore Magnezone. Non è morto da una 300. E si comincia molto bene. Peccato. Scizor con 9 di velocità, però Mega Corno Stab, dai, qualcosa ti combina. Poverino, sta tutto azzoppato, stiamo pure contro Magikarp. Attenzione che Noctowl esce dal lab. Noctowl esce dal laboratorio. I primi 5 punti di questo versus Gigi vanno a Daniele. Già finita. Gigi. Non è così tanto, nel senso. Io. Tu adesso. Ragazzi, oddio, chi è questo? No. Chi è questo? Oddio, Mario. Il Vulcano. Se non ti piacciono quello che c'è qua, vai tutto a destra e troverai la foresta Viridian, che è identica alle altre. Bene, otto ball fallite di nuovo. Poi Idocropoli. Ma che cazzo vuoi da me, Miguel? Ora ti passo il link in privato per la webcam. Attenzione, Noctowl subisce un Voltego Maregge. Mario, ovviamente tu devi essere imparziale, perché tu fai ovviamente sharing di punti con Daniele, ma... Sarà una... Daniele non ha bisogno della mia, del mio supporto, perché adesso è la sua battaglia e non disonorerei mai il Fazzone. Ringrazio Mario. Tutto a posto, sì Mario, te comunque mi confermi di stare bene. Sì. Io odio solo Rimperius. Va bene. Se vedo che è palpabile quest'odio ormai. Sì, ma infatti
quindi non percepisco. Oh, ma ci hai cagato dentro sti Pokémon, Poli. Ma che vuoi? C'hai 30 d'attacco, bro. Ma che 30 d'attacco? È un coglione. Bro, ma hai 30 d'attacco e una stab di merda. Ah, è vero, sei morto, mi sa. Già. Morto. Poi, dottor. Sei morto. C'hai cagato sopra sti cazzo dei Pokémon. Ma che cazzo è? Ha beccato dei miei Pokémon, in realtà, che sono esplosi malissimo. Grazie, Sdrumox. No, però puoi chiamarlo Daniele, comunque. Non c'è questo obbligo di chiamarlo con il suo nome. Scusate per un attimo di calibrazione tra me e il Casterost. Quindi non ti piaceva questo Noctowl, Daniele, che mi catturi Meganium? Non era malvagio? No. Non gli piaceva Noctowl, ma forse quel no era indicato per qualcos'altro, almeno così pensavo. Bravo, Poli, grazie di avermi aiutato in questa pill. Penso che tengo Noctowl. No, per dire, è carino questo Noctowl. No, 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 mi hai aiutato, ti ringrazio. Prego. Vado da soli è importante, ma fare insieme è determi. Oh, comodo Mario Sturniolo, calma. È un matto sto Mario. È morto questo Pokémon contro cui mi stavo scontrando. È ottimo. E allora hai appena preso 5 punti. Mamma mia, che goduria! Che goduria! 5 punti per Daniele. Ma Matti, dimmi tu, cos'è più importante, Poli? Cos'è un po' più importante tra questi 5 punti? Un ottimo Probopass del Fazzone. Con... È ottimo! Mario, ma io pensavo tipo fosse al Colosseo. Io ho detto ma non c'è. Tre mosse fisiche, la possibilità di fare fake out ogni inizio è scoppiato, è appena stato shottato però da Hammer Arm. Io posso soltanto che chiedere scusa al partecipante di destra, il Fazzone, per quello che ho combinato. No, lo tanca e si uccide da solo. Devo dire che è bellissimo sentire una sensazione di appartenenza di Sdrumox alla pill, alla tanto pille da urlare verso ok. Altri 5 punti per Mario e Daniele. In questo caso solo Daniele. Sdrumox. Siete entrambi a 20 punti, con la differenza che il Fazzone è già al sesto di questi 20 try. Ma trova un Typhlosion con però solo un Typhlosion con la stab. Bello. Ha trovato un Typhlosion con la stab. Mattia, mannaggia, Rimperius. Però Mario vado subito inviato. È over hit quella stab. Come ben sai, si può fare solo una volta prima che risulti. Ti ringrazio di cuore per avermelo dato. Grazie mille. Io? Ma per Noctowl? Non... No. Un ragazzo mi ha detto che con Sniper ho i crit aumentati e Slash ha la potenzialità di crit più alto. Quindi un bel consiglio. Credo che Daniele abbia sconfitto l'allenatore killer. È proprio lui. Allora, Daniele Pacci a 30 punti. Puoi andare dall'altra parte se vuoi a curarti, Daniele. E adesso ti faccio vedere una cosa che non hai sicuramente visto. Ovvero un nuovo... Oddio, sì, Daddy. Dov'è? Un nuovo piccolo dungeon. Drumox, 30 punti. Drumox. E se entri in questa grotta e la chiudi senza strumenti usati, tu sono 50 punti di fatica. Dai, pazzesco. Sì, attenzione. Attenzione che il fazzone è entrato nella galleria. Nella hanno 580 sto coglione. Bello, avete un bel Pokémon. No, ti prego, ma cosa mi fa? Attenzione, si addormenta dentro il Focus Punch. Mamma mia. Ma danno miserabile, dai, si può, ce lo possiamo permettere. Il critico fa male. Typhlosion a 15 belli, che cazzo di gufo. Segna sta fatica, capito? Oh. Il Fazzone sconfigge il trainer alla fine di questa grotta. Strumenti, e senza non usa strumenti. Sono 70 punti. Segna sta fatica, boss. Per viva la fazza. Zzz. Minchia, ma dorme in eterno quella merda di gufo. Come cazzo è possibile? Come hai fatto a non shottarlo? Perché è un gufo, ti sei risposto da solo. Bravo. Svegliati. Grazie mille. Grazie mille. È terribile non sapere chi mi sta scrivendo in chat, perché usano il loro nome e cognome vero di Google e non il nickname di Twitch. Non riesco a capire chi è chi. Fanculo, pezzo di merda. Vabbè, basta. La sfortuna immonda di Daniele. È un elite, vale 20 punti. Questo? Lui questo chi è? Vale 20 punti. Hai con Palmer, ma che ci fa qua? Vale sì, a destra punti. Il Fazzone affronta Brock. Ma non preoccuparti, perché se lo uccide... È pazzo, ragazzi. Mentre ho detto questa cosa, è stato congelato al 10% da Unknown, il Noctowl di Daniele, per gli amici Sdrumox e nel web. Che e al lui 50% comunque paralizzato, mai una cazzo di volta al socio. Attenzione, dai, merda, svegliati, Cristo.
10 turni, muori, oh merda! Pazzesco! Purtroppo Daniele... Aspetta! Può ancora farlo, Può ancora farlo? Ma che è Gabriele? Il critico t'ha ammazzato. Purtroppo Daniele perde, ma carica il second try. È in grande vantaggio rispetto al Fazzone. Il secondo try. Certo, tu stai al settimo, brother. Peraltro, siamo contro Slaking, ma se lo batto è fatica. Sì, però sì, vabbè, ma non è facile battere Slaking. Mi ha flinciato. Sì, nel frattempo vi dico che non so come, ma la vostra bet, che comunque è stata in app, no? Non è stata molto discussa, diciamo. Cioè, non è una di quelle che dici, boh, l'abbiamo attivata. L'abbiamo attivata solo ieri, se non ricordo male, forse domenica mattina. Mm-hmm. Aveva una quantità di punti fuori di testa. Dici totalmente, vabbè, più sali, più la gente mette punti, sì, ovviamente. Sì, stiamo anche parlando di una rivalità senza tempo. Cioè, quella famosa clip di Demon Souls, certo. quel famoso scontro di Tekken, diciamo, quello di Tekken è stato più pesante, posso dire. No. Questi due ragazzi se le sono date di santa ragione. Mattia, grazie per avermi invitato al tuo matrimonio. Va bene, Mario. Forse Faint colpisce, non sono sicuro, però non sono certo, bisognerebbe vedere. Forse magari Shedinja c'ha una mossa di recoil anche. Megacorno è una per due che purtroppo shotta allo Starmie. Comunque ci sono 2.000.000 e 2 sul Fazzone in app e 660.000 per Daniele, che fa squadra con io. Ho bettato su Daniele e questo ti fa veramente tantissimo. Attenzione, cross chop stab 2. Da Hariyama, tenta la cattura ed entra. Ottima giocata del Fazzone. Destra. Carino sto Hariyama, c'hai una mossa stab e due mosse bannate. Dreamy è bannata? Sì, perché ti cura. Ma non è quella che devi dormire, tipo? Se lui dorme, tu mangia sogni, ti curi in funzione. Se lui sta dormendo, gli mangi i sogni e ti... No, trollato, ho miscliccato, raga. Hai fatto Leech Life, ma non preoccuparti. Ho miscliccato. Non importa perché... Vabbè, ricarichiamo la ROM. Ma no, hai actato per secondo, quindi il vantaggio di Leech Life non esiste. Esatto. Sì, ma poi non c'aveva senso, fallo, è che va troppo veloce, zio cane. Comunque non si è curato, di conseguenza non sembra che ci sia stato un illecito. Un cazzo di campanellino con jump kick. Ma pensate, Daniele carica il quarto try. Ma è demoniaco questo War Turtle, bro. C'è Eruption Eurasfera. Sì, è veramente arrabbiato questo War Turtle. Ritorno, una macchina di guerra, questo tartarugoide. Oh, ragazzi, mi raccomando, smashate like a questa live su YouTube. Si fa così, mi ha detto il Fazzone. Mi ha detto che si fa così. Potevi streamarla su TikTok. Almeno magari andava virale o in qualche modo strano. Culo, su YouTube, chi cazzo se la deve vedere? La campanellina, attivatela. Va bene. Se la guarda Salvatore Fenicia. Per Daniele, ragazzi, andate a vedere la run. Il Fazzone sta affrontando il trainer Elite, ma affronta Mesprit e Crash Grip farà molto meno danno questa volta. E anche potete farci vedere il Fazzone, per favore. Il Fazzone sta affrontando un leggendario, ma un botto questo leggendario, perché non fa una sega se non guardarlo mentre lo sta quindi uccidendo. Quindi è un'altra faticozza, insomma, se dobbiamo proprio dirla papale. Vediamo, mancano ancora due poco. Vediamo di Charmeleon. Viene shottato e speriamo l'ultimo di no, è non voglio la tua carità, stronzo. Segna sta fatica. Nel frattempo il Fazzone maciulla un'altra fatica. Io devo fare qua con le coccinelle, questo qua. Sì. Oh, Lugia. No, vado dritto con Molto. Perché il Fazzone, se sconfigge Lugia, sebbene sia veramente molto forte, potrebbe fare una fatica di sconfiggere un 670 base stat. Destiny Bond! È fatica! Mazz. Ha rotto i coglioni sto ragazzo. Il Fazzone registra. Ha rotto i coglioni sto ragazzo. La fatica subendo Destiny Bond. Perché se adesso ucciderà questo Lugia morendo, non è fatica, ma se dovesse ucciderlo senza morire da Lugia, sarebbe fatica. Oh, mi sta ciucciando tutti i pippi sto tumore. Basta! Destiny Bond! Ancora una volta. Ma fa? Sì, ovviamente la fatica vale solo la prima volta, Ariama muore perché il Fazzone non conta che Destiny Bond sia attivato. Ma sono due volte che faccio sta cazzata. Però è morto il Pokémon. No, però è morto con te. Non è fatica, ma sono un imbecille. Assolutamente sì. Ma perché pensavo lui lo fa e cioè finisce in quel turno. Fino al
fino a che lui non fa una mossa diversa, fino alla prossima volta. Mamma mia, niente, che giocatore, Denaro, che giocatore. Che giocatore. Prima, una giocata. No, l'ultima volta è andata così, ci ho perso. C'è stata una giocata, c'è stata una giocata incredibile di Sdrumox. Grazie Mario di averlo detto. È una giocata incredibile. Mario Sturriolo. Grazie di averlo detto, Mario, veramente. Di nuovo il Marion. Mariongolo. Il Fazzone ha ritrovato Probopass, Pokémon d'acciaio. Attenzione, se sconfiggerà Lugia, il signor Daniele farebbe la fatica, però è Lugia. Daniele Strumox ha detto anche fissato Mario. Non c'entro niente, quello è un Pokémon. Mario, missa. Attenzione, viene fatto un Acid Armor, ma purtroppo non è sufficiente per tankare la shadow. Daniele Strumox chiude Daniele... questo quinto try. Non preoccupato, fatto apposta per far vincere il Fazzone. Tutto scriptato malamente. Io faccio notare come la cazzo di me la godo tutta quanta. È possibile. Io faccio notare come il Fazzone sia primo più alla pill e non morta abbia idea di come funzioni Destiny Bond, ragazzi. Però questo è un discorso a parte. Bello sto Pokémon. Complimenti sempre ovviamente a Viva la Fazza per meritarsi questo primo posto, sicuramente non comprando le ROM con le ripetute coglione, su, chiamate con la Matrix. Lifion con Petalo Danza stabbata per Daniele. Azz. Poche difese, ma un Pokémon. Vai! Fireblast entra su Victreebel che viene shottata e arriva il 5 punti per Daniele. Try numero 5, 60 punti tondi contro try numero 11. Allora cerchiamo di contare 110. Che impara, Daniele? Che cosa ci impara che noi non lo vediamo? Extreme speed, socio. È una mossa. Allora, Daniele ha fatto questi punti, ma quante fatiche ha fatto il Fazzone, giusto per capire quanto li separa. Oh, ma lo posso prendere? È il mio preferito. Sì, se è il tuo preferito, sì, lo puoi prendere. Ne ha fatte tre, il Fazzone ha fatto un buon due preferito. Il Fazzone ha preso un Moltres. Quattro ne ha fatto, ci hanno cagato sopra sto Moltres. Raga, scusate. Ciao Nanni, ti chiedo perdono. Che bello. Lavoro. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. No, ciao. Ma Mario, stai con noi. Dai, qualche minuto. Delle considerazioni pazzesche, ma te le ricordi? Ok, allora faccio l'uomo da bordo campo, dai. Va bene, dai, va bene. È arrivato Livorno, ragazzi. Sì, ciao. Sì. Andando, Fazzone, tutto bene? Tutto bene dalle parti? Sto guardando qualche Pokémon capo, ma come al solito ci hanno cagato. Attenzione, Magmortar è apparso. Ok. Tanto devo cambiare sta fregna faride. Ho trovato granito di vita. Tutto regolato. Quanto cazzo è veloce. 40, madonna che merda. È la cosa più brutta di sempre. È arrivato Nanni Twitch, ragazzi. E ora posso attivargli anche la webcam. Dani, Mario, Faz, Mattia, scusate per il ritardo, veramente. Non c'è alcun tipo di problema. Andro, io non chiedo perdono niente. Sono che 3 so? 12? Sì. 12, assolutamente 12, sì. Il versus più veloce di sempre. Sì, però hai fatto punti, stai a 15, cioè in realtà vabbè, dai, meglio di non sputo un culo. Dai, Bono, un altro God Ball per il Fazzone. 100.000 punti, ma che dici? Ma basta. Non è vero, non esce dal lab. Oggi sono venuti a lamentarsi da me, che ogni volta di sera quando giochi tu sei solo dall'altra parte di Brock, non ti sei mai visto al laboratorio del Fazzone. Ma vaffanculo, sei ridicolo, dai. Viva la Lega. Sono in un covo di vipere, dai. Bono, dai. Per conto mi riguarda. Lo so, volete pure picchiarmi. Attenzione, Lifion. Tu fai solo bene. E tu e Daniele state facendo un bellissimo versus. Ti ringrazio, cucciolo. È una bellezza storica questo momento. Però condivido che Mattia e Nanni siano delle vipere. È giusto, perché chi è primo è il bersaglio. Infatti, primo di un punto con 100 try di più. Creepy quella volta l'ha capito. Era penultimo. L'ultima settimana ha fatto 18.000 punti. Ha vinto la pill. E nessuno ha avuto il coraggio di dirgli niente, perché era sempre in fondo. Poi ha fatto il sorpassone alla fine. E quindi se l'è meritato. Io credo semplicemente che abbia fatto ottime considerazioni da parte di Poli, una grande Dani, offerta dirlo. Poli. Daniele, Dani, come ti sembra questo Lifion? Sempre più debole mi sembra in difesa. Sì, non ne ha. Esatto, era quello che volevo far trasparire, il fatto che non ne avesse. Esatto, quel nonno che c'è morto di Covid. Adesso ci confondiamo. Se doveva essere lui, Questo è molto Pokemon potente. Si autoitta, ma che cose da Muori. Non muore, ma
Extra speed? Non puoi farlo per via di... Non puoi farlo per tormento. Che farà Daniele? Che farà? Fa cagare il modo di streamare su YouTube. Ancient Power ma regge! Che culo. Attenzione! Vivo ancora Lifeon! 5 punti per Mario Strumox. Vi ricordo ragazzi che Mattia tornerà su Twitch già da domani per una nuova live. Io finisco questo e vado a streamare su Twitch. Ma che sei pazzo? Ma si affanculo di tutto. Ma morisse YouTube domani mattina, zii. Tutto rispetto per Daniele ovviamente, non voglio togliere nulla ai miei colleghi. Guarda, tranquillo, mi sono già offeso Poli e ho già pronto le allegation su tutte le minorenni con cui hai chattato. Meno male non è per me. Chattato. Ma non voglio scrivere. Daniele, lo sai che devi far punti per vincere il Versus, vero? Sì, sì, ma... Devi battere i trainer. Nani arriva proprio in contropiede, 400 ore di ritardo. Che grande. Sì, volevo commentare il commentatore che... Oh no, Nani poi... Per quanto possa sembrare strano, Bibarel è un tipo normale acqua, ragazzi. Perché è un castoro. Ah, non sapevo fosse di acqua, grazie Mario. È un castoro. È normale acqua, per quanto possa sembrare strano, patetico, grottesco. Grazie Mario. Non è patetico comunque, è un castoro, è normale, vive nell'acqua. Per me ci può stare il tipo acqua, mi sembra molto più strano che tipo Psyduck non abbia il tipo psico, nonostante il nome. Cosa ne pensi di questo, Mario? Bella polemica, questa è una grande... Una poche polemica. Ah, questa, cioè, questa è una polemica più motivata di quando Nanni tiltò per le ROM scriptate. Minchia, quella fu greve. È stato detto. Sto guardando roba là, con il cazzo in mano, lo Shackle morire. Vedremo se muore, perché Shackle sta provando a... Attenzione! Balle, segna sta liga. Metronomo, va. Becca adesso Vujicic. Attenzione, perché Fazzone uccidendo Palkia non sa di aver fatto una fatica, forse. Sì, fatica, capo. Ninetales, la volpe porca. Oh! Sì, mamma mia, tutti Glass Cannon di Cristo, cioè ti guardano e ti smontano. Hai Levitate! È ancora qui, Mario, ancora qui. Addio, attenzione a uno di vita, perché falso finale manda a uno di vita. Ma non è fatica, non perché è fatica. Siamo in una cartuccia diversa. Ma... Però l'hai fatta te stanotte, vero Mario? Ne ho fatte due. Due. Wow. Azz. Quanti try, Marione? Ho fatto... Me ne mancano 15. 15 me ne mancano. Addio, 15. Sugle. Blissi dalla parte di Fazzone. Il Fazzone ha trovato una Greta, una Blissi con Mega Kick Stab e con 24 d'attacco, un Pokémon equilibrato che potrebbe dare di soddisfazione Nanni. È fortissimo quel Blissi. Soprattutto ci ha vinto la Lega con Blissi il Fazzone, quindi è anche confident con il Pokémon. Ninetales purtroppo è contro un Pokémon che gli ruberà ogni PP esistente. Deve cercare l'Omnibus di Omnius Wind. Vediamo se entrerai nei 5 tentativi. C'è solo Pippin Sterba, zio Cane. Due. Terzo, Omnibus. Che tumori quando si curano. Quarto. Mamma, che nervoso. Entra i Dropompa Stab di Gastrodon, che l'ha tenuta nascosta fino all'ultimo come un asso nella manica. Shotta il Ninetales di Daniele. Perde questo settimo try ed è pronto per l'ottavo, non con una motivazione eccelsa, perché diciamolo, non è essere di parte e dire che è veramente sfortunato per quanto riguarda... Ma fa? C'era un Glass Cannon, non ha preso danno e spara i Dropompa Stab. Attenzione, perché Blissi dall'altra parte sta per scoppiare invece. Scoppierà? Morto. Via! Ah, ce la fa sempre. No, è morto. Andiamo, forza. Ti faccio un recap. Siete Dani 90 punti, 8 try, l'ottavo, e invece Faz c'hai 400 punti al quindicesimo try. Attenzione, perché Lava Plum sotto sole? Il support per il nostro Dicky. Oh, minchia, Lava Plum sotto sole. Vabbè, mi chiedo una sigaretta, anche perché i tre, se no mi finisco in 10 minuti. Con 7 special attack è tosta. Piccola pausa. Devi pregarne il crit, Dani. O devi burnare al 30%, ed è quello che è successo. Senza Burner è morto qui, Attenzione, perché l'avversario ha Head Smash, una mossa molto potente, ma... Stab. Basta! Oh, è quello che ha detto. Tante bestemmie. È quello che ha detto. Buono! Pezzo di merda, Sfodocande, bastardo castoro. Devi cambiarlo, ovviamente, Dan, immagino. È molto facile che lo cambierà. Sì, penso che lo cambierò, socio. Ti dà fastidio oppure... No, capo, fai pure, tranquillo. Okay, scegli pure il tuo support. Hippodown! Devi tirare dei caster, danno solo consigli di merda. Hippodown! Penso con il tuo cuore, capo. Grande Pokémon, Hippodown! Caricato. Vabbè. Il mio try matto, siamo tutti uguali. Oh, Hippodon, anche più chubby, forte, se non sbaglio. Per Mario / Strumox,
Interessante questo Hippodon, si impara qualche mossina. Puoi dire Drumox slash Mario perché siamo nel mio versus. Hai ragione, è che purtroppo siete salvati più, come è, Mario è slash Drumox. Quando sarà comunque il turno di Mario. Hai ragione, allora per solo Daniele, Mario speriamo muoia nel pomeriggio. Vieni. Oh, 28 Piccola. Di special attack, è un assassino, bello shot. Ring out è una mossa che fa 121 se il Pokémon è a full evoluzione, vita. Va. Il fazzone evolve, bello. Lo Sceptiling Gloom, prendendo 11 punti. Al fazzone, forza, dai. Rievolve con la caramella il fazzone per altri 10 punti. Oh, altri 10 punti al fazzone, forza, dai. Bello Snoover e si va. Ma come ha fatto a diventare sta board? No? Perché prende almeno un typing del Pokémon, esatto. Ed è erba veleno e quindi adesso è diventato erba ghiaccio. Az non può fare Ring Out su Rotom. Shadowclaw è una stab, purtroppo. Che farà il nostro eroe Daniele. Ah, boh, dai, il fazzone intanto prende Empoleon. Ma, minchia, c'ha le mosse. Ma tanto ti interessano le mosse a te, che te frega. Purtroppo Hippodon esplode. Vediamo se supera Daniele. Il primo stronzo. Dragonite. Eccoci qua. Aia, aia, forza di Extreme Speed. Un po' di difesa del nostro Dragonite. Se non ti colpisce, ti esplode. Eccoci. Già. Poi, ma avevo, ho sempre 4000 di attacco e non faccio danno. Attenzione, ma che Dragonite culo. Botto che come la merda. Di culo. Empoleon si evolve, 15 punti e diventa Ludicolo. Complimenti al Fazzore, comunque ci tengo anche da rivale. Non dire così. Questo ti fa onore, veramente. Non dire così, no. Fa onore. Un'altra evoluzione per il Fazzone, frattempo. Regredendo in feto praticamente, da partendo da Sceptile siamo arrivati a uno Spiro. Sta diventando sempre più piccolo questa evoluzione. Sì. Sì, ragazzi, mi sono appena svegliato, letteralmente. Sì, proprio. Daniele esce dal lab e prende 5 punti con questo Poli Vrat. 15-5-20. Idrocannone stab per Blastoise. Non gli fai un cazzo. Farfetch diventa il Fazzone. Devastante. Sta ricaricando, c'è un'altra chance. E Blastoise, madonna, incazzato come un demone. Ma c'ha pochissimo special attack però. C'hai comunque 25 di special defense, eh. Comunque sì, è vero. Ma ce l'ha fatta. Bro, gli ha lanciato 5 Megaball prima che entrasse sto Blastoise. Buono. Ok. Septile. Buildato un po' al contrario. C'ha poco attacco sta merda di Blastoise, perché sennò era anche figo. Oh, si evolve ancora, è morto. Shatotto si evolve. Un'altra evoluzione per il Fazzone. Bro, il si sta involvendo veramente. È fortissimo, tra l'altro. Cavare. Ma non è vero, c'ha 28 di attacco, c'è terremoto. Eccoci qua. Andiamo avanti. Attenzione. Aspetta, che forse sconfigge Miss Magius. Lo fa, ma non si evolve. Il comunque buono il bonus. Questa qui è fatica se lo sconfiggi, Daniele. Ha fatto flinciare Thunderfang. Il danno è interessante di Thunderbolt. Paralizzalo. Troppo buono comunque il bonus delle meti dal boschetto, eh. Sì, sì. Se potessero mai imparare quella mossa una volta, magari sarebbe ancora meglio. Paralizzalo. Oddio, Simone, fatica per il fatica, Daniele. Fatica. Aspetta che mi stanno telefonando, ragazzi. Arrivo subito, un attimo. Dani, riuscissi a imparare una mossettina fisica sarebbe veramente delizioso, Sì. Tipo adesso devo andare finito. Morto il brother. Probabilmente, sì. Vabbè, ha fatto il suo. Guarda, sei al secondo try delle evoluzioni. Vabbè, il primo l'hai snobollato, Primo non esci dal lab, dai. Quanti try sto? Sei al decimo try. E devi farne due di evoluzioni, quando vuoi se vuoi fare lab. A 15, a 20, ma 18, come preferisci. Questo di sicuro non esce. Poliwag. Questo di sicuro non esce. Attract. Vai, Bubble Beam. Oh, la stabona critica. Efficace, meno male. E che ci stavamo preoccupando pure. Andiamo al prossimo track. Anche il crit come se non bastasse. Ci voleva. Mette a ninne. Quello è voluto 10 miliardi di volte, ma... Faz, mi dispiace, ma ho una brutta notizia per te. Mi sa proprio... Aspetta, non resettare, l'hai caricata quell'altra? Sì. Okay, no, okay. Ma già l'avevo persa quella levo. Non è uscito dal lab l'altra. Ah, ok. Eccomi. Okay. Quindi Faz entra nel suo penultimo try. Bella speedrun. Mi sono perso in Floride contro Regi Ice. Vediamo un po'. Mi sono perso in 5 minuti. Madonna, è successo di tutto. Sì, Faz è morto nella Evo. È resettato seconda run Evo al lab. E Dani è stato crittato da un po'. Sono con Critoride e con Glattoni. Dragon Rage. Ok, oltraggio. Attenzione. Un Dragon Rage. Sembra il Masseo in questo momento. Viva la Fazza. Run Masseiana. Run Masseiana.
Mazzaiana, esatto, sì. Ecco come ci si sente ad essere primi in classifica. Andiamo. Tipico, tipico. Dopo, Swordance. Daniele, ti consiglio di caricare le ROM con le evoluzioni, se non le hai già fatte. Sei più veloce, Daniele. Così magari... Non so come, ma sei più veloce. Puoi provare un attacco, speriamo che non ti faccia... niente. No, se legge la kill ti fa la mossa per ucciderti. Via. Vittalo! Oddio, Dig! Fossa! No, ho vinto, guarda. Come hai vinto? Come hai vinto? Ah, eravamo in time. Sì, ma comunque come fai a colpirlo sottoterra? Allora, no, Daniele... era una bugia. Fazza intanto sta snowballando ovviamente con Dragon Rage. Sì. Ok, ottimo. Dragon Rage è un'ottima mossa per chi non lo sapeva. Sì, molto buona, molto buona. Masseo Rage. Ti piacciono gli uccelli. Guarda questo uccellone. Ragazzi, scusate, perché su YouTube, perché io volevo fare un versus dove Daniele non avesse un interprete di merda, Daniele su Twitch è bannato e quindi si streama su YouTube il versus. Eccoci qua. Perlomeno non si fa la... È veramente di buon cuore. Io l'ho preso. La sceneggiata del Mario parla per lui, che veramente credo sia ancora peggio di non farlo streamare concettualmente. Sti cazzi e vaffanculo, tanto due ore di stream. Sono abbastanza d'accordo, mi raccomando, anche perché non mi rispecchia molto Mario come persona. No, non penso. Assolutamente, ma ci mancherebbe. Sì, sto Shelgon vince la ROM, ragazzi, cioè ve lo dico. Diciamo che arriva da Brock, è facile che ci arrivi. Dici che vince la ROM? No, la ROM non la vince, perché non la vince. Vince la ROM e prende un po' di rame. No, scherzo. No. È arrivato un attimo. Ci ho messo un attimino in più. Ma perché sei razzista, Nanni? Puoi dire. No. Ci mancherebbe. Mi so, come puoi razzista, dire. No. Tu perfetto. Ancora dall'elite. Mamma mia, qua c'è una moneta da rollare. Secondo me si segna sta fatica, capo. Vabbè. Qua c'è una moneta da rollare. Vabbè, sì, ci sta. Fazzone, purtroppo Daniele fa una fatica. Venga. Con Dragon Rage e Shelgon. Dragon Rage 3 fisiche e 65 di attacco. Prima o poi con tipo drago. Eccoci qua. Farà oltraggio o farà Dragon Rage? No, che Dragon che oltraggio. Io farei wake up slap. Non penso che lo faresti. Poche perdonate. Cioè, comunque 65 di attacco. Mica Bastiodon. Beh, questa è qua lo fai, però. Lo fai, Wake Slap. Slowbro. Brock muori. Molto incazzato. Qua sono. Dragon Rage entra l'Alter Pudge che manda un punto vita a Shelgon. No! Dio, che successo, raga? È morto Shelgon. Raga, che cazzo? Shelgon è morto. Che stronzata. È morto da Brock. Uno di vita c'aveva. Quindi ultimo try per il Fuzz, che ha un bel Mac. Bello è un tutto storto e schifoso. Bello è un parolone. La mia parte si chiama Fabio Z. Fabio Z. Max Z. Di là abbiamo Hunchcrow che continua ad andare avanti, invece. Sebbene impari solo 4 mosse, la prossima al 25, questo Hunchcrow ha voglia di vivere e di portare punti a casa Daniele Simonetti. Psycho Boost è quello che ti droppa l'attacco speciale, vero? Yes. Sì, capo, sì, okay. Ma lo ciotto, dai, lo facciamo. Sì, no, era, non mi ricordavo. No, che fai Pokémon. Attenzione. Finisce qui. Il Fazzone chiude il suo versus. Finisce a 6-6-5. Mi stupra. GG. Ora, vabbè, Daniele, posso chiudere qui intanto. Tu puoi chiudere, potrai guardare. Posso tenerti la cam, però. Sì, chiudo qui. Oppure chiudo anch'io. No, prego, continua, ci mancherebbe. Siamo qua per te, siamo tutti qua a guardare. Almeno guardo di là. Esatto, io ti metto così al centro dello schermo, così assistiamo a come Daniele affronterà l'eventuale granito. Un crittato! Magmortar esplode. Granito crittato. Altri 5 punti per Daniele, che è in fatica, ne sta per prendere forse 70. Eccoci qua. Polia parlato e sentenza, il primo Pokémon è di fuoco. Let's go. Sì. Quando da Macro, come cazzo me l'ha tirato? Vai. Minchia, se m'ha fatto la macumba, cripto di un dio, ha fatto la danza. Dani, ti ricordo che sei nella run evoluzioni. Affronta Breloom, sotto sole. Sotto il sole. E però c'ha una per 4. Vai. Dream Punch è una stab. Muori! Ma uccide Breloom. 15 punti per Daniele e evolve Umbreonin. Cosa? Sputnik! No! Ma perché no? Hai premuto B. Aspetta, fermo. Fammi una roba fatta bene. Ricarica la ROM, esatto. Forse. Vai in alto e fai reboot core. Solo reboot core. Cambia mossa. E basta. Perché stronzo? Okay. Cioè, prima ti voleva uccidere. Vedi, esatto, adesso prima, no. Sì, adesso ha cambiato idea. Ok, ti prendi i tuoi punti, diventi Houndoom e adesso puoi andare avanti con questo Pokémon. Sei al 7. Sputnik! Eccolo qua. Ai, forza, manda la no, 15 donna, punti. Salutazione per Dani Carvania. Incredibile. Carvana! Zap Cannon. Tankatissimo. Però Attenzione, ancora Zap Cannon. Mamma mia. Non può sbagliare.
o 7. Viene sentenziato Carvanna. UGC. Una seconda ROM con le evoluzioni c'hai ancora, Daniele. Di scaramanzia, no? Fare, votare no. Contro l'avversario. Sei con contro, sì. Contro qualcosa. Almeno vinci una delle due, le vinci. Giusto, giusto. Ciao Mario. Mario. C'è Mario. No, Mario. Mi piace che sei entrato Marione, abbiamo subito un fight bello positivo. No, 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 si evolve, Daniele, non è Latias. Super pozione, buon. Picorita, guarda. Perché si è evoluto. Perché è evolutiva. Cosa farà, cosa farà? Vabbè, non è che ha tanto scelto. Dai. Dai. Ma poi, no, sei di attacco. Fai un recap di punti, per favore. Certo, Faz è finito a 20 try con 6,65 punti, invece Daniele al 14esimo try, il secondo della linea evolutiva, a 2,50 punti più questo. Ascoltami Daniele, due sono due evo perché tu esci e hai anche la caramella, quindi ti prendi 15 più altri 10 perché adesso userai la caramella su questo Venomoth. Mi credo, che culo raga, grazie. Dai, eccoci qua, il recuperone, la remontata. C'è da dire che l'ultima volta... Ragazza. Cos'è, Coughing? No, no, Ghastly. Oila! Riprendiamo. Un punto vita, hai due turni per provare a catturarlo. Questo è il prossimo, visto che lui ricaricherà. Che fortuna. Preso, grande. Mamma mia. Preso. Preso. Questa è fatica, questa è fatica. Fatica, ha trovato un Pokémon, fatica. Fatica, non è fatica. Abbiamo trovato un Pokémon. Poi, Rock. Buono, bellino, buono. Bellino. A buone mosse. Meno male, occhio al roll, di Rock. Prova okay, Blast stop. Burn! Non si evolve. Sacred Fire! Ole! Attenzione perché il danno è dimezzato. Vai. Bravo. Ok, andiamo avanti. Prossima mossa la impari al 13. Caterpie. Blast Burn, vai. Blast Burn, nonostante la pioggia, uccide Caterpie. 15 punti per Daniele. Vediamo. E diventa Oberraido. Va bene, dai, ci può stare. Poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio. Deve essere un gel. Smash... È una stab? Vuoi che missiamo Rock Blast? Ma dai. Ok. Super Sonic, ma hai poco attacco e tanta difesa, quindi ti fa poco male. Ok. Buono. 4, livello 10. Suicune. Eccoci qua. Eccoci qua. Potrebbe essere un piccolo problema. Un piccolo problema per noi. Si parla da cavolo. Facciamo un Rock Blast, vediamo quanto gli farei un Blast Burn addirittura, aspetta, sai. Un secondo. Si è autoittato. Meno male. Si è autoittato. Water Pulse è questo, stab però, per due. No, perché che sfiga. Cazzo, non aveva la stab. La ero. Porco due. Infernape. Ti ricordo che deve ancora uscire dal lab, Sì, infatti, vediamo se riusciamo. Vabbè, è vero, ma... è vero, è vero. Figurati, è vero. Cioè, dai, parliamoci chiaro, figurati. Sei contro Spinarak. Sei contro Spinarak, però. Aspetta, dai, facciamo eruzione, muore. 5 punti per Daniele. Ok, e siamo già sempre più vicini alla meta. Fammi Instagram su Tinder. Perderai di nuovo. No, perché ti bello quel Destiny Bond del cazzo. Sì, sì, ma è ovvio. E godrò pure, perché mi prenderò tipo 3.000 punti sulla bet. Quanti try c'hai, Faz? Ora che me la mandate, dai. Sì, voi zitti. Vai, vai, vai. No, no, Daniele, zitti, zitti. Boh. Concentrazione. Non lo so. 3,70. Ah, beh, buono, hai vinto. Ci sta. Sì, ha vinto la 5. D'oro. Attenzione, Golduck non può fare Eruption. Cosa allora, farà, cosa questa... farà, cosa farà? Sì, però Judgment puoi... Però ovviamente... Teniamoci i PP, no? Puoi fare status. No, Koff, ti ha tolto la Lumberry, ma ti ritornerà alla fine del combattimento. Sempre tutti. Fallo videogiocare, capo, fallo videogiocare. Zenebat, una per due critica. Eccoci qua. Ci si può curare. Non ci sono i selvatici qua dentro, Daniele. Quindi devi curarti da un allenatore per forza. Sì. Se vorrai farlo. Per sbaglio... forza. Per forza. Anche senza... Bella questa. Vulpix. Solo il fuoco sta trovando. Sì, ha trovato un Pokémon resistente. È un altro discorso. La pozza entra. Del whip. Giudizio. 5 punti per Daniele. Qualcuno morisse. Catch! Beh, insomma, aspetta, io sì, allora, sicuramente devi prendere la posta di Fake Tears. Il problema è che quando lo usi qua dentro è un bocca al lupo, visto che non puoi uscire a curarti da qui, ricordatelo. Va bene, socio, non ti preoccupare. Abbiamo tutto sotto controllo. Ovviamente, regà, quando abbiamo un pochino suggerito a Dani, non è per favorire la sua giocata, è semplicemente perché è il suo primo versus, a differenza di Faz, e la ROM. Me lo consiglio pure io. È modificata, quindi semplicemente. Ci ha chiesto per... quanto non ha fatto il Fenaption. Che mi hai dato, quindi. GG. Fluffy muore. Due eruzioni left. Basteranno? No. Vai. Muori. Uno dai. Di... Oh, no. E dentro una fossa che è una per due. La puoi schiacciare. Minchia, mossa di merda, sì. Schiacciare fossa, sì. Con 14 di attacco, sì. Tentacool è l'ultimo. Con un Judgment basterà? La risposta è sì e Daniele prende 70 punti, 50 di fatica. È da Brock. Ed è da 70 punti. 20 di elite più 50 di fatica. Ah no, 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 no,
Shift esplode. Vediamo, ma potrei anche schiacciare sulla carta. Potresti anche schiacciare. Schiacciare durante un Brock sarebbe da fottuti eroi. Però, Bellossom Frenzy Plant. Fa solo questa puoi schiacciarla. Schiaccia Frenzy Plant, ci si accontenta. Vabbè, meglio da incazzo. Meglio di niente. Forse da Brock. Metti che quello senso. Dopo singolo è acqua. Gliela esatto. 5 esatto. Punti per Daniele. Cerchiamo un attimo. Oh, mamma mia. Proprio da Brock. Sì, se superi Brock lo fai dopo, ma tosta, capo. 5 punti ancora per Daniele. Al 21 impara. Helping bella! Helping bella! Bella! Una bella quello merda. Che sarebbe effettivamente servito. Un po' di aiuto. Due mani che lo aiutassero, invece. Vediamo. Wormadam. La pizza. Debole al fuoco. Posso il primo eruption ci abbandona. Ne mancano 4. Carvana. Il pesce. Basterà? La risposta ovviamente è sì. Vediamo su chi ricaricherà questo Infernape. Su un Tyranitar. Che si setappa però. Attenzione. Setappa. Bro, la rifacciamo. Oddio! È a più 1 di special defense. Adesso è a più 3 di special defense. È a più 3 di special defense. Ma cazzo sta bello. Cosa ha missato, bro? È sempre morto Bonemerang se fosse entrato. Due Pokémon ancora, una Tangela. Tangela di merda. Mamma mia. Black mangia la Lumberry dell'Infernape. La Lumberry non c'è più. Si avvelena, vabbè, tanto era morto comunque. Alla fine hai visto Frenzy Plant, gli ha carriata. Gliel'ha carriata su sì, di lui. Infatti... Drago Meteora, che regge. Uno. Entra giudizio. Perché su sto cazzo di gioco avere le cover, cioè le mosse che coprono, anche se non sono forti, cioè... Ieri ho fatto Out of Brock con Blazing, che aveva mosse che culo. E due mosse con attacchi vani. Avevo solo per due, quindi esci. E allora fai questo allenatore che è un elite. Ha solo 3 Pokémon lui, però sono più forti degli altri. Vale 20 punti se lo sconfiggi. Proviamo, socio, siamo in pill. Bravo. Già lo sai. Eruzione. Mori. Uccide Marowak. Qual è il vostro... Qual è il vostro ricorrente rank killer tra i Pokémon? Sui Kune. Chi è che temete? Io niente, io ho perso 3 run di fila fuori da Brock da Perish Song. Prima della quarta palestra. Anzi, sui Kune e Grumpig. Sono dei demoni ogni bro, volta. Io invece, la mia nemesi è Xatu. In tutte le kill. Appena vedo Xatu, io è un secco reset. Bravo. Sono due leghe. No, uno sbotto. Sono due giochi. Sono quasi due giochi. Attenzione, questa è fatica. Se viene sconfitto. Fatica se lo schioppi. Però in bocca al lupo. Ma... Fatica per Daniele 50 Svermox. Punti Azz. Golosi. 5-0-5. Il distacco. Perso anche questo verso. Piccolo, piccolo. Andato anche questo. È un grande gioco, Heart Gold, comunque. È veramente un gran bel gioco. Anche fuori dalla Kaiz. Possiamo dirlo un gioco pazzesco. Sì. Lui. Basta, è finita poi? Sì, però ha 6 Pokémon e 3 full restore. Quindi... Maria, Pia, Sofia, Federico. No. Ma per le orecchie. No, per la volontà Junior. Di cambiare. Giudizio. Ah. Bene. 2. Kingdra. Oh no, te no. Qua mi sa che... Questo tankava prima. Sì, è rotto il vulcano. Tankato, però Frenzy mi sa che se la ciuccia tutta e muore. È al 21. Frenzy per muore, secondo me. Judgment. Forse muore anche così. Sì. Muore. Buono. 3 ancora. Vale 50 punti questo trainer, Attenzione. Uno di vita però impedisce la blocca. Cura. Entra la prima full restore. Che fa un critico. È crittato. I pp sono scarseggianti. E viene usato l'ultimo Judgment. 2 Pokémon ancora. Calmamente? Ho letto calmamente? Calmamente, mi sa. Merda. No, non è scontato qua, Ha messo... Sì. No, secondo me lo fai. Perché dopo di questo c'è blu e rosso. Non è mai stato sconfitto blu, ancora? No. E lo batte. Ma non l'ho sconfitto io blu, scusami. Tu sei morto da blu, mi sa. Sicuro? Non lo so, non ne sono sicuro. E l'ultimo è Sableye. Frenzy Plant. Viene sconfitto. A uscire. 50 punti. Pipu di Max. Bro. 15. Lo tiriamo già su Eruption. Non mi interessa. Bravo, però. Questo è un Elite. Questo vale 20 punti. L'ultimo del... Non della Rom, L'ultimo no, non del della Rom, esatto. Scizor. Flash Fire. Primo Pokémon. No. 1400 di Expansi. Ecco, questo è un killer. Sapete cosa cazzo mi ha fatto Rotom? Il frigorifero mi ha spaccato i coglioni. Lui aveva l'abilità Normalize, quella che non puoi toccare gli spettri. Mi ha fatto Skill Swap, mi ha dato Normalize e non potevo ucciderlo. Curati nel centro, adesso ti porto dove ci sono gli ultimi due allenatori della ROM, Daniele. Sei quasi addirittura di record di questo dei Versus. È un teleport? Qua? Sì. Per il Monte Argento, dove troverai il tuo primo degli ultimi due allenatori. Questi quanto danno? Poi una barca. Questi mi danno
danno tipo, sai che non me lo ricordo neanche, mi sembra lui 80 e rosso 140 tipo. Sono tanti, una roba del genere, no? Ne danno una fucilata, ne danno. Yeah. Che altro in questo momento se passa prende 665 punti che non sono pochi, no, sono buoni. Già a 1300. Eruption su Garchomp che tanca e fa body slam. Qua Imo la si tappa tutto, è uno di vita, spari l'unica cura che c'hai contro Garchomp. No, sei su Garchomp. Contro questo no, contro questo no. Sei su Garchomp. Ma tutti gli altri sono al 30 poi. Mi sembra che siano tanto, mi sa che uno non l'ho shotto, cioè con uno non l'ho shotto, quindi un calm mind devo farlo. Calmamente in to judgment allora? Sì. È in tua pozione probabilmente. Body slam. Non mi paralizzare. Questo è il problema. Entra judgment. Paralizzati. Mantine. C'hai nulla, bacche, niente, non c'è un cazzo. C'è la cura al 100%. Famnesia, quindi aumenta la difesa speciale. È proprio quello che ho pensato. Io farei la mossa pazza e se tapperei. Pure io, bro. Paralizzato se tappare in bocca al lupo, Entra poison point per Mantine, però, No, no, ha fatto bene. Tanto se no non gli fai. Adesso devi sperare di ucciderli tutti con 300 di special, La paralisi lo fotte. La paralisi ti incula malissimo. Girafarig. Ritorno. 5 di vita. Saranno dei bot? Cioè che culo, insomma. La tempesta. Oh, attenzione. La tolta. Attenzione. Ti ha tolto il... No, non ti ha tolto la tempesta, zitta. Ha tolto i buff. Ah. Ti ha tolto i buff alle statistiche. Sei a più zero. Ah. Non è l'ultimo, socio. Bello il danno di eruzione. E qui un bello start. Non l'ho mai visto uno di eruzione. Purtroppo blu. Grande run. Segna la morte. E bene che ha fatto il suo, il buon. E quindi perderà il verso perché mo penso farà tipo 20-30 punti per D. Se e non esce 50 mai di Lugia. Hai vinto te. Però sì. Dani c'hai 50 lì. Hai low contro Sarli. Vai. Hyperfang, stab. Pronti. Morti di grandi. Perfetto. Moriamo di grandi. Prossimo tentativo. Aia. Natural Power mi sa che qua è Earthquake. Mi sembra. È super efficace. È una per 4, oserei dire. E me lo ricordavo bene. Siete pareggio. Ufficialmente pareggio. Ho 9 di speed. Non me la sento mica di rischiare. Ma che sì, ma che te frega. Cattura. Il vero content estremo, sai quale sarebbe? Aia. Per 2 payback. Con speed boost lui, peraltro. Resetti tutti i try e se l'andiamo a giocare un try secco. Riata che fallo. Chi segna questo vince. È stupido alla come regina. La merda, perché i selvatici non fanno mosse in modo sensato. Arrabbiato questo socio comunque. È incazzato, questo è bello con questo speed te boost. Lo può fermare solo porco un due. Questo ti fa un'altra lega. Devo fare tri attack e basta. Vai. Anche perché Dream Punch è mannata. Pain Split viene Pain suddiviso split. Il dolore. Abbiamo vinto? Sì. Ufficialmente Daniele Strumox supera di 5 punti. Viva la lega. Con il suo 17esimo try. Buono. Il Fazzone in questo momento è nel tilt. Però attaccherà una bella. E sarà tiltato perché non ha mangiato. Ha perso il verso. Ciclo live. Non ho mangiato. Quello sì. Ciclo live dove ogni reset sarà una lamentela. E anche stasera il nostro ce lo portiamo a casa. Anche oggi. Anche il contenuto si fa buono. Numero. Oh. Mortale questo mago. Vuole morire questo cazzo di coso. Comunque, se adesso non esci più dal lab e veramente i conteggi sono giusti, bro, è pazzesco, Potrei è pazzesco, potresti spero che tu faccia almeno 1000 punti adesso. Te lo concediamo, te lo concediamo. E esce dal lab anche Ursaring per altri 5 punti. Si va allettato il buon vecchio Ursaring. Ti ricordo che hai 11 minuti, Dani. E direi che ti ha ascoltato abbondantemente. Per fare gli ultimi 2 try, 19 try. Mamma mia, ma chi cazzo era questo? Vai, Hyper Beam, a posto. E si è anche fatto Brog. Ci riproviamo, Dig, super efficace. Ultimo try per Daniele in ultimo try con Mario Sturniolo. Vediamo se farà altri punti o si fermerà a 675. Certo, qui 50 de Lugia. Sì, qua pesano. Perché comunque il Pokémon è morto. È morto Lugia, ma tu sei morto. Quando il Pokémon muore e tu muori con lui, quindi ti fa un'esplosione, non è contatto, non è considerato. Se no dovresti segnare anche tipo gli out of lab nei tre normali, no? Quando muore il Pokémon. Tu muori e lui muore, fai autoesplosione, fai destino
Bond non è kill, da sempre. Ah, ma sei contro Tyrog? No, Regirock, ah, allora a posto. Potremmo anche fare questa beccata, tanto per stare sicuri, ma tiriamo Gunshot, appunto, vai capo, posto. Ottimo. Easy, 5 punti. E 6,80. Boh. Non ce la faccio più, cioè, sono passato da spendersi 800 euro in 2 mesi per fare tutta la collezione, no, e non riesco più a vedere. Mamma mia. E avvelenalo. Attenzione! Vuole dare altri 5 punti. Ma è missato, mi sa. Sì, sì, faccio beccata. Dio, oh no, critical hit! Usa la cura. Tocca curare. No! 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 Eccoci qua. No! Finisce. Ma che cazzo. Qua i try Daniele Sdrumox con un bel Drago Rage in chiusura lanciato come tipo, oh, decima mossa, giusto, sì, per prenderti un po' per il culo. Che lo dica, cazzo in testa. Dai, la più bella fine di sempre. Allora, amici e colleghi, oh, no, e spettatori da casa, il vincitore del versus tenuto da Daniele, che gioca insieme a Mario contro Viva la Fazza, lo vince proprio Daniele con 600 ben punti. 15 punti. Con 15 punti è la differenza più bassa mai fatta. 15 punti. Ci sta, ci sta. Il Fazzone prende più 665 in Up Fantapill, mentre la combo Mario e Daniele prende più 680 più 665, andando a non so quanto adesso i punti verranno. 1300, sono 30, un bel po', qualcosa. Sono un bel po' di punticchioli presi così. E la mia troia. Bro, ma sono i cazzo di Pokémon, ma ti rendi conto? I video che ti stiamo consigliando, in tutta probabilità, perché io purtroppo non lo so, sono a tema Pokémon. Io amo i Pokémon, i Pokémon sono la mia vita, i Pokémon. I Pokémon. Dai un occhio se anche tu ami i Pokémon.